report. Special report. Tra gli ospiti inaspettati, nel 1965 arriva a Barbiana anche un giovane dirigente del Partito Comunista, Pietro Ingrao. Scendeva la sera, per così dire, e sembrava che non si arrivasse mai. Poi uscimmo su un piazzale e lì trovammo questo prete che veramente da principio mi lasciò un po' gelato, perché non ebbe nulla della parte usuale, saluti, complimenti, come stai, un abbraccio, eccetera, eccetera. Perdette un minuto, con poche parole ci portò dentro una grande stanza in cui c'era un mare di ragazzetti. Don Milani continuava assolutamente a tacere, non diceva una parola, e fece parlare questi ragazzi, i quali ne dissero di cotte e di crude su tutto il mondo politico romano, di cui io facevo parte. Non litigai con i ragazzi, feci la prima, la seconda risposta, la terza, la quarta, erano tante, che volevano tutte dire in qualche modo: guardate che io non sono proprio come voi pensate, ci sono anche altre fuori di qui, fuori di quest'aula, di questa montagna un po' isolata, c'è un mondo che è brutto ma dove ci sono anche tante cose ricche, belle, singolari. Quando ci salutammo ed era ormai notte alta, non mi invitarono a cenare là, cosa abbastanza singolare, insomma, ma erano sobri anche in queste vicende, e io tornai a stringere la mano a quel prete. Beh, era un altro saluto da quello che ci eravamo dati quando eravamo arrivati. Non lo so, fossi capace di descrivere come e perché sarei molto bravo, però era scattata una comunicazione. Come potevo spiegare che io i miei figlioli li amo, che ho perso la testa per loro, che non vivo che per farli crescere, per farli sbocciare, per farli fruttare? Come facevo a spiegare che amo i miei parrocchiani molto più che la Chiesa e che il Papa? E che se un rischio corro, per l'anima mia, non è certo quello di aver poco amato, ma piuttosto di amare troppo?